Subito dopo il nostro servizio su rifiuti e sugli incendi nel territorio battipagliese, in cui abbiamo chiesto ai cittadini di lasciare una dichiarazione in merito, siamo stati contattati dal comitato Battipaglia Dice No e, da sempre attivi sul territorio, abbracciano varie tematiche, soprattutto quelle ambientali. Desiderosi di esprimere la loro opinione, hanno fatto sì che li incontrassimo. Abbiamo intervistato Nunzio Vitolo, portavoce e rappresentante del comitato. Iniziamo parlando appunto degli incendi che a Battipaglia negli ultimi anni sono sempre più frequenti. Ecco, io le domando, c'è qualche filo conduttore? È anomalo che in 3 anni, a distanza di un anno preciso l'uno dall'altro, si verificano 3 incendi di natura dubbia, ecco, chiamo così, diciamo come paladino, il mio piccolo dell'ambiente, del territorio, questo mi induce a pensare, ma ovviamente questa è parte minoritaria rispetto al problema, diciamo, copioso e dannoso che c'è qui a Battipaglia, che è quello dei rifiuti. Soffermandoci appunto sulla questione rifiuti, attualmente la situazione a Battipaglia com'è? Come si presenta almeno? Prima di tutto si può vedere che Battipaglia non è certo una città pulita, e questo dobbiamo prendere significativamente atto, ovviamente in senso negativo. E il problema rimasto tra virgolette monco, anche se c'è un vincitore, c'è un bando rispetto al sito di compostaggio che dovrebbe essere implementato all'interno dello STIR, che non verrà trasformato come qualcuno improvvisamente dice, ma verrà ampliato, perché lo STIR continuerà ad esserci. E però voi sapete bene che un passo oltre è come di Eboli, e c'è il sito di compostaggio di Eboli, da questa parte del muretto c'è lo stile, unico esempio al mondo, credo. Non esistono nessuna parte del mondo in cui possono insistere in maniera contigua 2 siti di compostaggio. Vogliamo metterci le 2 discariche sulla Castelluccia mai bonificate, vogliamo metterci gli oltre 25 siti privati di smaltimento rifiuti. Non possiamo esimerci dal pensare, ed è giusto che sia così secondo me, di parlare in termini di area vasta anche per ciò che riguarda e l'area industriale e Eboli Battipaglia, e anche per ciò che attiene all'ambiente di Battipaglia. Ecco, abbiamo parlato appunto di Eboli, la strada appunto di passaggio da Eboli Battipaglia oppure viceversa è molto, cioè si presenta una situazione di degrado. È deplorevole, è uno stato di fatto da terzo mondo. Però devo dire, per onestà intellettuale, che spesso dalla parte, diciamo, del come di Eboli è pulita, viene pulito ogni tanto. E di qui, siccome qualcuno forse pensa che noi siamo abituati ormai a avvezzi a vivere fra rifiuti, quindi siamo allenati, ma noi non ci arrenderemo mai. E ci sono progetti futuri oppure c'è qualcosa in cantiere per appunto il territorio battipagliese? Partendo dall'ultima presa d'atto della legge, la integrazione alla legge 16 del 2016, con cui il governatore della regione Campania ha modificato il piano di rifiuti regionali, e quindi accogliendo le proteste di 3 comuni, prese a caso, in cui forse c'è qualche interesse di natura, forse politico, dico forse, 3 comuni in cui dovevano essere impiantati 3 siti di compostaggio come a Battipaglia, adducendo come motivazione il fatto che sono accolte le proteste, forse silenti perché non abbiamo avuto notizie. Io penso che l'unico comune in Campania che ha fatto clamore è quando abbiamo portato in piazza 10.000 persone, non è mai esistita una versione del genere. Quindi sulla scorta di questa mancanza di presa di considerazione, e vedendo anche la inerzia rispetto a questo anche dell'amministrazione, noi a che cosa vogliamo fare? Abbiamo delle proposte, abbiamo già installato un tavolo tecnico permanente con il comune per parlare di problematiche ambientali, faremo prima un incontro con la cittadinanza, un'assemblea pubblica, e poi di lì ci sono due iniziative importanti in serbo per, diciamo, combattere sempre finché avremo aria nella trachea. Noi non lanceremo mai il nostro grido in vano.